Bentornati a SOS Arezzo TV, siamo tornati cari amici nel ex mercato ortofrutticolo. Intanto c'è una buona notizia perché qualche giorno fa il vice sindaco Camurrini ha detto che è stato finalmente sbloccato dalla Regione Toscana il finanziamento atteso da tempo per riqualificare l'ex mercato ortofrutticolo per diventare, poi doveva essere il polo digitale, poi adesso è stato trasformato in un ulteriore progetto e quindi adesso vedremo quando il comune con quale tempistica riuscirà a mettere a bando questa struttura per dare di nuovo decoro a quest'area che, come temevamo, siamo venuti qui varie volte con Beppe Marconi, che tornerà presto con noi, perché abbiamo detto qui se non si sbrigano col fatto che il polo digitale tanto era un'opera irrealizzabile e che insomma con scarse possibilità di successo, se non si sbrigano questa diventerà un'altra area ex lebole, perché inevitabilmente diventerà preda di persone che vivono ai margini, persone che magari ci entreranno dentro, e effettivamente così è stato. Tra l'altro il fatto è stato denunciato anche da il consigliere comunale del PD Alessandro Caneschi, perché guardate che cosa c'è, che lui dice addirittura che non solo qui dentro forse qualcuno ci vive addirittura, ma addirittura è diventato luogo di brutte frequentazioni legate anche al mondo della droga. Vedete che ci sono delle vaschette che sembrano vaschette insomma di cibo, dove viene servito il cibo, e poi dentro c'è addirittura un pezzo di pane, porte aperte, all'interno pane, vedete, insomma chiaramente sono segnali di presenze piuttosto frequenti qui all'interno dell'ex mercato ortofrutticolo di Arezzo. Vedete poi dei pezzi di pane, insomma chiaramente sono anche fotografie di povertà, perché ovviamente chi arriva appunto a entrare in questi luoghi abbandonati è evidente che non ha fissa dimora, ma è anche vero che se questa situazione non viene vagliata e controllata, e poi sono diciamo persone che potrebbero non solo aver bisogno, ma sono persone anche che potrebbero, quando si vive nel degrado insomma e ai margini, potrebbero poi sfociare anche in altre situazioni di illegalità. Ecco perché occorre insomma che qualcuno vigili davvero, e vedete che sempre da questi pertugi che si qui, dove c'era il servizio veterinario dell'anagrafe canina, si intravede qualcosa all'interno anche qui, e qui addirittura c'è un cane all'interno e si vede che c'è qualcuno, insomma abbiamo visto un divano, abbiamo visto insomma delle presenze, quindi è un qualcosa che andrebbe sicuramente controllato. E non ci aspettavamo questo abbaiare all'improvviso, e quindi addirittura diceva Alessandro Caneschi che c'è, addirittura potrebbero starci dei minori qui dentro. Ovviamente non sappiamo se così possa essere, però è chiaro che in attesa che il comune metta a bando questa struttura occorre che qualcuno venga a controllare che cosa accade qui dentro, chi ci vive e se ha bisogno di aiuto, se, oppure se ci sono altre frequentazioni non positive, perché poi chissà quanto tempo passerà prima che appunto venga eseguito il bando e via dicendo. Intanto i soldi ci sono dalla regione, quindi è già una buona notizia. Bene, è tutto qui dal mercato ortofrutticolo, dall'ex mercato ortofrutticolo, perché quello nuovo si trova, come sapete, a Indicatore. Vedete che ci sono zone, è una zona anche frequentata da bambini, quindi ulteriormente ecco, è il caso che chi di dovere venga a dare una controllata qui in questo ex mercato ortofrutticolo. Ci vediamo domani.